a chi soffre per amore, d'amore, vorrei proporre questo pezzo di Alain, un filosofo scrittore francese. Scusate, non capisco mai. Sembra più rivolto agli uomini che sono stati lasciati da una donna, ma cambiando, diciamo, i termini, può valere anche per le donne, ovviamente. Alain scrive questo. È molto bello, mi ha emozionato quando l'ho letto, a parte la mia situazione, cioè, ma mi ha emozionato perché dice delle cose molto semplici, che potrebbe dirti un amico, no? Se qualcosa ci fa soffrire, ci pensiamo di giorno e di notte, in ogni momento. Riprendiamo nelle mani la nostra storia come un romanzo nero lasciato aperto sul tavolo, così ripiombiamo nel dispiacere. Ce lo regaliamo, lo conserviamo come se avessimo paura di dimenticarlo. Passiamo in rivista i guai possibili e immaginabili. Insomma, ci grattiamo il nostro male. Un amante respinto dalla sua bella vorrebbe pensare ad altro. Invece ricorda le gioie passate, le meraviglie della traditrice, le sue perfidie, le sue ingiustizie. Si flagella con tutte le forze. Se non riesce a dimenticare, dovrebbe affrontare il suo dolore da un altro punto di vista. Dirsi che lei è una stupida e neppure di primo pelo. Immaginarsi la vita con questa donna invecchiata. Pesare scrupolosamente le gioie passate e per quanta parte fossero frutto del suo entusiasmo. Far rivivere quei momenti di disaccordo che sembrano insignificanti quando si è felici, ma che sono una bella consolazione nella tristezza. Infine, fermare l'attenzione su qualche particolare fisico sgradevole. Occhi, naso, bocca, mani, piedi, tono di voce. Ce n'è sempre qualcuno. Nessuno è perfetto, ce n'è sempre qualcuno. Io me lo ricordo. Difetto fisico di. È più facile buttarsi a capofitto in un lavoro complicato o in un'impresa difficile. Ma in ogni caso, bisogna applicarsi alla consolazione, invece di precipitare nell'abisso del dolore. E chi si applicherà di buona lena si consolerà più in fretta di quanto pensi. Grazie, Elena. Ma guarda che mi hai veramente tirato su di. È troppo simpatico, Elena. Basta, bisogna leggere tutto, tutto di questo filosofo scrittore, Alain. Così vi propongo. Perché i filosofi alla fine devono aiutarti a vivere, a sopportare dolore. No, lui dice applicarsi, se proprio non riesci a dimenticarlo, applicati, usa il cervello, ragiona, focalizzati su. Molto bravo. Chapeau, come si dice a Alain. Quindi non soffrite più. Non dovete più soffrire. Valeria! No, sto scherzando. Tutto passato. Adesso passo una domenica qui sul mio letto. Ho il divano letto, vedete, l'ho lasciato così. Passo tutta la domenica a letto, a leggere. Figuriamoci, sto benissimo.